Ciao, sono tornata per parlarvi di Essence questa volta, è da un po' che non parlo della Essence, quindi rimediamo subito. Vi parlo della collezione Metallics, che è una collezione che mi è piaciuta moltissimo. Infatti la denim non mi era piaciuta tanto, sinceramente, ho preso pochissime cose. Invece la Metallics aspettavo trepidante che uscisse. E quando è uscita non mi ha delusa assolutamente, mi sono fiondata a prendere qualcosina di questa collezione e non mi ha assolutamente delusa. A parte una cosa che però ve la tengo alla fine perché per chiudere in bellezza. Allora, questa collezione si basa proprio sui colori dei metalli, quindi come dice il nome ovviamente, prevalentemente diciamo che abbiamo tre colori dominanti in questa collezione. Che sono i colori dei tre rossetti e anche dei tre matitoni, per esempio. Intanto i clacson suonano come sempre, senza ritegno proprio per i miei video, proprio non gliene frega niente. E, quindi dicevo, i tre colori dei tre rossetti e anche dei tre matitoni. E sapete che ho un lapsus, non mi ricordo se c'erano anche gli eyeliner. Non mi ricordo, andrò a vedere, vi metterò un fumettino. Poi invece gli smalti sono 5. All'interno di questi 5 ovviamente ci sono sempre questi tre colori dominanti di tutta la collezione. Poi c'è un pennellino per l'eyeliner in gel. C'è uno spray che dovrebbe fare un effetto metallico che non mi azzardo a prendere. Quelle cose strane le lascio a persone più originali di me. E poi cos'altro c'è? C'è una simpatica placchetta metallica che dovrebbe fare un effetto strano sugli smalti di cui poi vi parlerò. E niente, basta. Ah, ci sono le tre palette, ovviamente, ci sono le tre palette di ombretti. Tutte e tre sui colori comunque, diciamo, abbastanza naturali, cioè tutte e tre sui grigi, sui marroni. Tonalità abbastanza fredde, comunque ho visto come vanno di moda quest'anno, giustamente. Allora, io ho preso i tre rossetti, ho preso un matitone, ho preso tre smalti e la placchetta metallica. Quindi questi sono i prodotti che vi posso recensire. Allora, partiamo dal matitone. Matitone ho preso il numero 2 Steel Me, che è l'argento. Eccolo qua, Steel Me. Vedete il nome della collezione, Metallics, questo è il colore, un bell'argento devo dire, molto carino. Io l'ho usato poco come vedete, l'ho giusto provato un paio di volte. E questo è lo swatch. Allora, qua potete vedere il tratto netto, quindi se lo usate per esempio come eyeliner, mi fa questo effetto qua. Mentre di fianco l'ho sfumato. Spero che possiate vedere perché non avevo messo tanto, quindi effettivamente non si vede molto. Comunque di fianco è sfumato. Già da questo avrete notato una cosa. Questo matitone scrive molto bene, secondo me, se usato come eyeliner o comunque se lo usate proprio, cioè scrivendo senza sfumarlo, ecco. Quando lo sfumate tende un po' a fare l'effetto brillantini sparsi, che non è bellissimo, perché in realtà questo matitone, cioè il colore che lascia questo matitone, è un argento fatto praticamente di tanti piccolissimi brillantini che creano appunto questo effetto metallico. Molto scrivente comunque, cioè, come avete visto sulla mano il tratto netto scrive molto bene, però nel momento in cui lo andate a sfumare, tutti questi brillantini microscopici si spargono, quindi rimane comunque poco pigmentato. Se volete una buona consistenza del colore nel momento in cui lo andate a sfumare, dovete insomma insistere un po' quando andate a scrivere prima di sfumarlo. Non è male, non è male, niente di particolare, cioè non è resistentissimo. A parer mio non sostituisce una base ombretto, ma del resto io avendo comunque una pelle grassa, cioè di matitoni che sostituiscono
Per me la base ombretto non ce n'è, cioè io non ho mai trovato niente, nessun matitone che mi sostituisse una primer potion dell'Urban Decay, assolutamente. Quindi ovviamente anche questo nel mio caso non lo fa. Comunque è abbastanza resistente, ecco, niente di particolarmente fantastico, ecco, buono per il prezzo che ha, poi sicuramente va benissimo, insomma. Ok, e questo era quello argentato, numero 2, Steal Me. Poi ho preso i tre rossetti. I tre rossetti sono questi, molto carini anche nel packaging. Come vedete gli hanno fatto il packaging metallico proprio, a differenza dei soliti rossetti, per richiamare la collezione. E allora, dicevo, questi tre colori sono gli stessi dei matitoni praticamente. E sono un po' i tre colori portanti di questa collezione, che sono l'oro, l'argento e questo grigio molto scuro, quasi nero. Partiamo dall'oro, che è il numero 03 Iron Goddess, ed è questo bellissimo color oro, che però secondo me non è il classico oro, diciamo che è un oro con un sottotono un po' rosato. Ovviamente tutti e tre questi rossetti sono assolutamente sbarluccicosi, quindi niente di matte, niente di opaco. E l'oro è questo qua. Molto carino. Allora, una cosa da segnalare di questi tre rossetti è che hanno una coprenza molto modulabile. Quindi voi potete calcare di più e avere una coprenza pressoché totale. Oppure potete, cioè, o almeno, avere una coprenza totale, forse dovete metterne veramente tanto, però diciamo che riuscite ad avere comunque una buona coprenza. Oppure potete metterne poco e dare leggermente la sfumatura del colore. Quindi diciamo che il bello di questi rossetti, che mi è piaciuto veramente tanto, è questo, cioè che proprio potete decidere voi che look dare, diciamo, al vostro viso con questi tre rossetti. Quindi non fatevi spaventare dal fatto che siano tre colori molto particolari, cioè oddio, l'argento, l'oro, il grigio scuro, cioè quando li metterò mai? Non è così, cioè, una cosa molto bella secondo me è che questi rossetti, avendo comunque dei colori abbinabili a qualsiasi altro colore, praticamente, potete usarli anche in abbinamento ad altri rossetti. Oppure potete metterli sotto un lucidalabbra. Non lo so, avete un rossetto, che ne so, rosa, magari un rosa salmone, quasi opaco, potete magari dare sopra una passata dell'oro. Cioè un color salmone con una sfumatura dorata, secondo me viene fuori un rossetto stupendo. Oppure avete un rossetto troppo chiaro, volete scurirlo e dargli magari uno scintillio in più, usate il grigio scuro che scurisce. Quindi diciamo che secondo me sono molto belli per questo, cioè sono veramente molto sfruttabili come rossetti. Comunque andiamo avanti. Il secondo colore di cui vi parlo è il numero 02, che è Steal Me. Oddio, questo riflette, quindi non so cosa vediate. Comunque, numero 02 Steal Me, che è questo bellissimo argento. Questo è quello forse meno pigmentato, direi. È questo qua. Molto bello anche questo, bello l'effetto metallico. Ok. Di prodotto devo dire che non ce n'è tanto, guardate. Io questo l'ho usato una volta, quindi questo è praticamente tutto il prodotto che c'è dentro. E devo dire che è un po' pochino, è vero che costano poco, però un po' pochino effettivamente. Il terzo che vi mostro, terzo e ultimo, è il numero 01 Metal Battle. E questo è quello più pigmentato in assoluto. È quello più scuro ovviamente e anche usato da solo devo dire che non è male, dà un look un po' aggressive, ed è questo qua. Oddio, devo dire che è quello che comunque mi piace di meno, eh. È proprio un color metallo, color ferro direi, però secondo me è usato. Cioè, usato da solo, non calcato troppo, non è male.
ma usato in abbinamento ad altri rossetti per scurirli, secondo me è ottimo. Come rossetti devo dire che non sono male, cioè mi piacciono abbastanza, secondo me vanno messi dopo aver idratato le labbra perché seccano un pochino e tendono a fare un po' l'effetto pellicina in evidenza che non è per niente bello. Scusate, questo rumore è il sacchettino dell'OVS. E comunque appunto secondo me vanno usati sopra un burro cacao. E in questo caso secondo me vi durano anche di più. Non sono resistentissimi, non sono i rossetti più eccezionali che abbia mai provato, però siamo sempre lì per il prezzo che hanno, secondo me sono, cioè vanno più che bene, ecco. E comunque insomma buoni, ecco, cioè complessivamente buoni direi come lo so. Poi parliamo degli smalti. Allora, gli smalti io ne ho presi 3 dei 5 presenti nella collezione. Allora, ho preso questo che è il numero appunto 05 Metal Battle, che è sempre lo stesso nome del rossetto perché è praticamente lo stesso colore. È questo grigio molto scuro con dei riflessi argentati all'interno. Carino. E questo è l'unico che sul tappo non ha questa etichettina. E poi vi spiegherò perché. Poi c'è questo qua che è il numero 04, Nothing Else Metals, che è questo bellissimo color bronzo. Io direi che è un bronzo. Che dite voi? Una via di mezzo fra un oro e un bronzo, secondo me. Perché è un bronzo abbastanza chiaro. Poi c'è il numero 01 Iron Goddess, appunto, che è questo marroncino. Molto carino. Il più bello secondo me è questo, eh. Però anche questo qua devo dire che è molto carino. E entrambi questi smalti hanno questo simbolino qua. Questa unghietta con le strisce. E praticamente di fianco c'è scritto nail, Magnetic Nail Polish più Metallics Magnet. Qual è il Metallics Magnet? È questa. Allora, questa qua, vedete dietro c'è lo stesso disegnino, è una placchetta metallica che dovrebbe servire a fare l'effetto striato sulle unghie. Vedete? Questa è la placchettina e qua vedete che qui dovrebbe essere, credo sia una specie di calamita, una cosa del genere. E con questi smalti, quindi solo con quelli che hanno questo simbolino e che appartengono a questa collezione, dovrebbe fare l'effetto unghia rigata, come vi fa vedere anche all'interno con le istruzioni. Ovviamente le istruzioni sono o in inglese o in francese, però diciamo che si possono facilmente intuire. Allora, praticamente come si usano? Voi dovreste applicare una base sull'unghia, aspettare che si asciughi, mettere uno di questi smalti, stendere uno di questi smalti e immediatamente mettere praticamente questa placchetta così, cioè vicinissima all'unghia. E lasciarla così per 30 secondi, senza toccare ovviamente, perché altrimenti vi si rovina lo smalto che non è ancora asciutto. Quindi proprio metterla così, a filo, e tenerla per 30 secondi. L'effetto sull'unghia dovrebbe essere questa striatura, poi a seconda di come la mettete, cioè per così, oppure per così, oppure in obliquo, dovrebbe farvi le righe in diversi sensi, diciamo. Io tutta entusiasta di questa innovazione non ho probabilmente fatto molto caso al fatto che mentre l'intero stand diciamo era preso d'assalto, questa era l'unica cosa che non si filava nessuno perché era ancora strapieno di queste benedettissime placchette. E non curante di questo io ho voluto prenderla lo stesso e ne ho pagato le conseguenze. Perché io ho provato a seguire le istruzioni alla lettera, ragazze, a me non è successo assolutamente niente.
Diciamo che l'unico momento in cui ho avuto una parvenza di striatura è stato quando ho messo un quintale di smalto sull'unghia e ho messo questa placchetta talmente vicina praticamente da rischiare di rovinarmi lo smalto. Lì sì, lì ho avuto un'ombra, diciamo, della striatura, però, cioè, secondo me è una sola. Nel senso che veramente dovete mettere un quintale di smalto e dovete metterla proprio molto vicino, rischiate proprio di rovinarvi lo smalto. Ma se voi avete trovato il modo di usarla e di farla funzionare senza rovinarvi lo smalto, ditemelo perché sono molto curiosa. Quindi niente, questa diciamo che è l'unica cosa che non vi consiglio. Comunque vabbè, gli smalti sono belli comunque. L'unico smalto con cui non potete fare questa cosa innovativa è questo qua scuro, perché la striatura viene più scura. Quindi ovviamente se voi andate a fare su uno smalto già scuro non vi viene niente. Poi il discorso che non vi venga niente neanche con gli altri smalti, lasciamolo stare. Comunque appunto questa non ve la consiglio. Per il resto sì, le altre cose devo dire che mi sono comunque abbastanza piaciute tutte quante. Gli smalti della Essence, lo sapete, sono molto buoni. Questi seguono comunque il filone, si asciugano abbastanza in fretta, hanno una buona stesura, con un paio di passate avete una completa coprenza, direi. Quindi buoni, durano abbastanza. Gli smalti della Essence non si smentiscono mai. Ok, e queste sono le cose che ho preso della Metallics. Poi ovviamente ero lì, cioè secondo voi potevo già andarmene via senza comprare altre cose? Cioè, ma secondo voi? Allora, ho voluto provare questa palettina qua, che è nuova, perché c'è scritto new, ed è del nuovo tipo, diciamo, adesso sapete che le hanno rifatte tutte, hanno fatto questa forma a fiore, molto carina secondo me. Questa è la numero 04 Oh So Cute, eccola qui, ed è questa qua, fa parte della serie 4, ed è questa. Molto carina, mi è piaciuta molto la combinazione dei colori. Questa è la pigmentazione, cioè ragazze direi ottima come pigmentazione, veramente molto molto bene. Bellissimi colori perché veramente mi piacciono un sacco, ma poi devo dire molto buona anche la pigmentazione. Anche questa pagata pochissimo, insomma come tutte i prodotti Essence, sono 5 grammi di ombretto e niente, questa mi è piaciuta molto, devo dire che ve la consiglio. Poi ho voluto prendere altri tre rossetti, ragazze, questo è il periodo rossetti, quindi continuo a comprare rossetti. Allora, i tre rossetti che ho preso della collezione permanente, anche qui sapete che hanno rifatto il packaging, sono questi tre, uno più carino dell'altro, devo dire. Allora, partiamo con il numero, no, con il numero 40, Look at Me, che è questo carinissimo marroncino. Un nude assolutamente, che però ha un po' un sottotono rosato, quindi molto molto carino. Io non so più dove farvi gli swatch, eccolo, è questo qua, bello. Tutti e tre rossetti che ho preso hanno un finish abbastanza luccicoso, quindi niente di opaco anche qui. Ok, questo è uno. Anche qui la quantità di prodotto, come vedete, è la stessa praticamente degli altri rossetti della collezione Metallics, più o meno siamo lì. Poi ho preso il numero 33 Glam Girl, stupendo questo qua, devo dire che è veramente bello, è quello che ho su adesso, o almeno quello che mi è rimasto, spero possiate ancora vedere qualcosa. Bello, questo è veramente bellissimo. Questo è lo swatch ed è questo bellissimo rosa con dei riflessi, ha dentro dei brillantini che virano un po' sul lilla. Bello, veramente stupendo. Questo è un colore che cioè, credo di non averlo mai trovato in commercio. Poi il numero 02 Sparkling Romance, che è questo violaceo, molto carino anche questo.
Eccolo qua. Anche questo ha un effetto abbastanza naturale, soprattutto sulle mie labbra che sono abbastanza scure. Ha un effetto abbastanza naturale, quindi mi piace. È quello forse meno pigmentato dei tre, direi. Ok, questi erano i rossetti, ovviamente poi questi vale lo stesso che vi ho detto degli altri, quindi meglio usarli con una base sotto, idratante. Non durano all'infinito, però insomma per il prezzo che hanno sono comunque buoni i rossetti. Poi ho preso le famose goccine. Queste le hanno prese tutte praticamente. Queste sono le goccine Express Dry Drops. Asciugando smalto in 60 secondi, si applica 1 o 2 gocce sullo smalto appena steso. Devo dire che funzionano, cioè effettivamente io applico appena mettete lo smalto, ci mettete sopra una goccina per ogni unghia di questo qua, che ovviamente ha il contagocce, come vedete, e devo dire che funziona, asciuga lo smalto in 60 secondi, confermo. Quindi queste mi sono piaciute. Poi, ultime due cose. Allora, ho preso questo smalto stupendo. Cioè, questo veramente ve lo devo far vedere. È il numero 38, Choose Me. E veramente, cioè, sceglietelo in tutti i sensi, perché è veramente bello. Allora, è questo azzurro con dentro, dei brillantini verdi e dorati. Cioè, veramente qualcosa di stupendo, sembra il colore dell'oceano, bellissimo, veramente. Allora, è uno smalto con dei brillantini, quindi ovviamente non vi dà una coprenza tale come quella di uno smalto non brillantinato, ecco, però per essere uno smalto fatto di brillantini, diciamo che ha comunque una buona coprenza. Io ho fatto 2 passate abbastanza abbondanti e mi sono bastate. Se ne fate 3 avete una coprenza pressoché totale, quindi comunque buono, bellissimo il colore, cioè è un colore veramente fantastico, mi sono innamorata, era l'ultimo, quindi l'ho preso proprio al volo e è nella linea Color and Go, quindi si asciuga in fretta, è abbastanza resistente devo dire, e niente, non posso fare altro che consigliarvelo, il numero 38. Bellissimo, veramente. Poi, per finire, ho voluto provare queste Studio Nails. Queste però non le ho ancora provate, quindi ve le faccio solo vedere così. Questo smalto adesivo, praticamente, sono degli adesivi da mettere sulle unghie, vi fanno l'effetto tigrato in questo caso. E niente, speriamo, cioè io ho paura che siano un po' una sola anche queste, però le proverò, vi saprò dire. Ok, per quanto riguarda l'essence ho finito. Vi parlo un secondino solo della Catrice, perché sono andata al Coin e ho trovato questa marca della quale ho già visto delle recensioni qui su YouTube ed è uscita anche qui una collezione un po' metallica. C'erano tante cose carine, devo dire, nonostante lo stand fosse anche lì preso d'assalto. Ho voluto prendere un eyeliner e un bellissimo smalto. L'eyeliner è questo ed è Mirror Mirror in numero C01. C'è poco prodotto perché è veramente piccolo, eh? Però molto carino il packaging. Guardate che bella questa specie di ragnatela con scritto Catrice. Qua c'è scritto Limited Edition Glamourama. Quindi non so, forse la collezione si chiama Glamurama, può essere. E ho preso questo bellissimo argento. Allora, è un eyeliner con il pennellino. Così, pennellino molto fine, devo dire. Questo è lo swatch. Vedete? Allora, c'è da dire una cosa. Più che essere pigmentato, vi fa proprio un effetto molto lucido. Quindi, sì, non è pigmentatissimo, però vi fa proprio l'effetto specchio. Quindi comunque a me piace molto. Ovviamente io ho fatto più di una passata, eh. Cioè, se fate una passata sola vi fa una riga molto più sottile. Però state attente, a pucciare bene il pennellino perché altrimenti, la riga non si vede neanche, perché non essendo pigmentatissimo dovete comunque
in tingere bene. Comunque carino, devo dire, ed è abbastanza resistente. Poi ho preso questo smalto, che è un bellissimo viola e si chiama C03 Times Square at Midnight. Scritto piccolissimo, non so cosa vediate, però bellissimo questo colore. Ora io non so cosa rende, nella videocamera, però è un bellissimo viola con dei all'interno dei piccolissimi brillantini, sul lilla e sul blu. Quindi veramente stupendo, cioè io quando l'ho visto anche qui è stato amore proprio. Ha praticamente le stesse caratteristiche secondo me di uno smalto Essence, cioè io veramente l'ho trovato praticamente uguale. Quindi buona coprenza, buona resistenza, non male anche i tempi di asciugatura. Devo dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto, del resto la Catrice, ormai lo saprete, è fatta dallo stesso produttore di Essence, quindi praticamente è una specie di linea più figa della Essence. La Essence sa, magari ha il packaging un po' da ragazzina, questa qua è un po' più seria, diciamo, un po' più da adulte. Però bello comunque, costa leggermente di più, però veramente parliamo di 1 euro, 2 euro, quindi assolutamente ottima, veramente buona anche questa marca, o almeno promette bene. Ok, io ho detto tutto quello che vi dovevo dire, quindi spero di esservi stata utile. Se volete darmi il vostro parere su questi prodotti, se volete chiedermi qualcosa, fatelo, perché adesso ragazzi ricevo le email per quelle che ancora non l'avessero letto su Facebook o sul mio canale. Adesso mi arrivano finalmente i messaggi, le notifiche di YouTube, che non mi arrivavano più. Ho cambiato email e adesso mi arrivano. Quindi adesso ricevo tutto quello che scrivete. Sono in grado, infatti, avrete notato, di rispondervi sotto i video, perché vedo in tempo reale che cosa mi scrivete sotto i video. Quindi insomma, meno male che anche questa cosa sia risolta. Io mi saluto, vi mando un mega bacio e alla prossima. Ciao!